1-1 tra Avezzano e Renato Curiangolana nella prima giornata del campionato di eccellenza. Un tempo a testa e un punto che soddisfa gli ospiti e che lascia l'amaro in bocca ai marsicani. Di ritorno sulla panchina biancoverde, Torti lancia 4 nuovi acquisti nell'11 titolare: Pelino, Sassarini, Funes e Pendenza, in tandem offensivo con il confermato Spinola. Criscolo e Miani a guidare l'Angolana con Casati e Festa ad agire sulle fasce. Il primo squill dell'Avezzano dopo appena 10 secondi di gioco. Lancio di Castro per Besanna, conclusione debole, blocca facile Puddu. All'11° arriva la replica dell'Angolana con il tentativo di Criscolo che mette i brividi a Patania. Al quarto d'ora torna pericoloso l'Avezzano, traversone di Sassarini, sulla respinta si avventa Spinola, deviazione provvidenziale di Gianmarino. Col passare dei minuti l'Avezzano abbassa il ritmo e viene fuori l'Angolana. È ancora Criscolo a impensierire Patania, ma la punizione del 10 lambisce soltanto la traversa. Alla mezz'ora ci prova Di Giovanni, altro tentativo velleitario. L'Avezzano fatica a costruire e ci prova da piazzato destro di Spinola che non inquadra il bersaglio. Al 43° passa l'Angolana, azione avviata da Casati, poi Criscolo fa correre Miani, scarico per Casati e 1-0. Girandola di cambio inizio ripresa, De Eugenio inserisce Sicchetti per l'infortunato Gianmarino e Buffetti per Festa. Torti replica con Ica per Besana e Vincenzi per Funes. L'Angolana arretra il baricentro e l'Avezzano non riesce a sfondare il muro. Il primo pericolo arriva proprio dai nerazzurri con Casati che entra in aria e cerca la doppietta, conclusione alta che non fa tremare Patania. L'Avezzano ci prova ancora con Spinola alla mezz'ora, ma è sempre l'Angolana a pungere di rimessa, come al 34° con il neoentrato Farias che galoppa sulla fascia e trova all'esterno della rete. Torti inserisce anche Braghini per Pelino e al 38° i suoi trovano il pareggio. Pendenza si servila sulla sinistra, cross in aria, Mucciante insacca nella porta sbagliata. Succede di tutto in un minuto. Ica si invola verso la porta, intervento da ultimo uomo di Direnzo, rosso diretto e Angolana in 10 uomini. Sulla punizione seguente, piazzato di Spinola sulla linea, salva di Hop. Al 44° l'argentino serve Castro che si avvita, ma Puddu blocca facile. Al 49° arriva la chance migliore della partita con Pendenza che va al tiro da fuori. Servono i pugni di Puddu per cristallizzare il pareggio. Finisce con un punto a testa Angolana che recrimina per il finale. Sorriso amaro per l'Avezzano. Mister, allora soddisfatti di questo punto o forse vista come è andata la partita vi aspettavate qualcosa in più soprattutto dal finale? Ma diciamo che visto come l'andamento della partita alla fine avevamo fatto la bocca su questa vittoria, però chiaramente è un punto che ci sta, lo prendiamo per quello che è. Peccato perché dopo sia l'autorete e poi l'espulsione ha cambiato un po' la partita, speravo di giocarmela con più tranquillità, alla fine invece poi diciamo i piani sono cambiati e alla fine accettiamo questo punto di buon grado, dai. Sì, è cresciuta tanto nel secondo tempo, anche ai cambi che sono stati fatti, ma erano stati tutti, come si dice, studiati, no? Avevamo proprio deciso di fare un primo tempo di guardinco, nel senso di non subire. Di fatto non abbiamo subito, non ci hanno fatto gol sull'unica azione che hanno fatto, no? E noi potevamo fare gol al primo minuto, non ci siamo riusciti. Poi abbiamo avuto un altro paio di situazioni pericolose con Lio e Pendenza, e poi il secondo tempo penso ci sia stata una squadra, insomma, perché noi abbiamo cercato sempre di fare la partita. Il portiere loro penso che sia stato il migliore in campo perché ha fatto 3 parate decisive, e noi dobbiamo continuare a lavorare. E ripeto, già da domenica cercheremo di rifarci. Ma nel calcio ci vuole il coraggio delle proprie intenzioni. Abbiamo una squadra forte, i giovani sono di altissima qualità, vedi Braghini, vedi Ica Henkel. Il mister comunque ha scelto di portare in campo gli 11 che ha visto in preparazione e in queste settimane più in forma. Effettivamente l'ingresso di Henkel e l'ingresso di Braghini hanno proprio dato un altro vento alle spalle della squadra, e quindi si è visto proprio che la squadra era trascinata in trazione anteriore. Fortuna che abbiamo recuperato il risultato, un punto che comunque ci fa muovere questa classifica. Probabilmente non è il risultato che mi aspettavo alla fine qui in sala stampa e anche negli spogliatoi, però abbiamo giocato soltanto noi. L'Angolana ha tirato una volta in porta, mi pare, ha fatto gol, quindi alla squadra posso rimproverare poco.